E buonasera a tutti, sono Simone Draghetti, il responsabile editoriale della casa editrice Linee Infinite di Loghi. Questa sera è una sera particolare perché ci sono sei autori, cinque di Roma e dintorni e un autore di Verbello in provincia di Bergamo. Questa sera siamo qui a presentare quattro libri che sono L'angelo custode di Monia Iori, Fine 80, 90 quasi di Altagnanzi, Il veleno di Circe di Cinzia Baldini e Michele Zefferino e I graffi del buio di Michele Gentile e Monica Baldacchino. Allora, io farò una presentazione un po' diversa dalle altre perché comunque sono quattro libri e non vorrei dilungarmi troppo, per cui farò una piccola introduzione alla casa editrice e poi daremo subito la parola ai nostri autori. Linee Infinite è una casa editrice, non dirò mai più una piccola casa editrice perché sono stato redarguito selvaggiamente in una presentazione a Roma da una persona che non è qui ma è un grandissimo amico. Dirò che Linee Infinite è una casa editrice di Lodi, non più piccola perché ormai abbiamo circa 32 autori e altri autori sono qui tra noi che probabilmente pubblicheranno con noi e ci sono circa un 34 libri all'attivo, per cui insomma stiamo diventando abbastanza affermati e conosciuti su tutto il territorio nazionale. Linee Infinite è nata dall'amore e dalla passione di quattro persone, amici, che hanno voluto praticamente dedicare buona parte del loro tempo libero, perché noi lo facciamo alla fine come hobby, perché tutti lavoriamo per la scrittura e la lettura. Stiamo dandoci da fare, cercando di portare i nostri autori in tutta Italia e oggi ne è la dimostrazione, perché comunque queste persone hanno fatto 500 km per essere la nostra città, Lodi, che ahimè, purtroppo, non è molto avvezza a comunque manifestazioni culturali, infatti di solito le manifestazioni culturali nell'Odigiano vengono ampiamente e sonoramente snobbate, questo è un peccato. Grazie a Lorena, la nostra pianista, fantastica pianista direi. Allora, ma veniamo subito a... Anzi, prima concludo con Linee Infinite. Linee Infinite pubblica narrativa e poesia, pubblica narrativa di diverso genere, dall'horror all'avventura, al fantasy, alla fantascienza, all'azione e la poesia. Qualcuno di voi dirà, però la poesia estorce un po' il naso. Invece io vi dico che noi abbiamo avuto molte richieste da parte del pubblico per pubblicare libri di poesia, perché la gente comunque richiede la poesia. È vero, è di nicchia la poesia, però stiamo cercando di portarla in giro e siamo stati fortunati perché siamo riusciti ad arrivare con una nostra autrice italo-spagnola che si chiama Dana Mael, è uno pseudonimo ma lei mi dice sempre chiamami Dana e non chiamarmi Loredana Mazzacurati è il suo vero nome, italo-spagnola. Siamo riusciti ad andare a Valencia invitati da l'associazione Matisse, che ci ha ospitato in una bellissima cornice, in una bellissima sala, dove abbiamo presentato appunto questa raccolta di poesie fatta in bilingue, in spagnolo e in italiano. Ma veniamo questa sera ai nostri autori. Io direi di fare una veloce carrellata per ognuno di loro, dice un microfono, partendo da Monia Iori, che vi parlerà dell'Angelo Custode. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Allora, L'angelo custode è un romanzo fantastico, ma un romanzo che parla d'amore. E la storia riguarda due ragazzi e il legame che li unisce è un legame particolare perché affonda le radici in una profezia leggendaria. E i personaggi sono, i principali sono due, la protagonista, una ragazza di 19 anni, molto particolare, introversa, riflessiva, lontana dal prototipo di ragazza che ci viene offerto oggi, soprattutto dalla tradizione di Amalfi Emilia, e un ragazzo che ha un carattere esattamente opposto e dell'alchimia che li unisce. L'angelo custode è un titolo metaforico, infatti in questo libro io volevo soprattutto mostrare la potenza di un sentimento attraverso quello che ritengo l'atto più nobile dell'amore, che secondo me è il sacrificio.
E il sacrificio infatti vede coraggio e quindi io volevo mostrare soprattutto questa parte dell'amore e per mostrare quel sacrificio quale figura migliore dell'angelo custode, che è simbolo di protezione, salvezza, sicurezza. E la genesi del libro è molto particolare anche questa. Io ho iniziato quando stavo facendo la maturità, poi l'ho abbandonata, l'ho ripresa e poi l'ho conclusa e è stato come un viaggio, diciamo soprattutto dominato dalla musica. La musica ha avuto un'importanza fondamentale nella stesura del libro, in quanto io ho sempre visto questo romanzo come un film, e quindi è stata tanto protagonista la parola quanto la musica. E questo è tutto quello che ho da dire sul libro. Questa sera io vorrei stravolgere un po' la presentazione. Vorrei leggervi subito una parte, un estratto del romanzo di Monia, che tra l'altro è forse, se non ricordo male, la nostra autrice più giovane, perché ha 20 anni, e io vorrei chiedervi un grosso applauso per la ragazza. Leggerò un estratto del libro di Monia, una paginetta, e poi Lorena dedicherà un brano a questo libro. Non sono un gran lettore, però ci sono io, per cui vi adeguate senza problemi. Arrivavamo nell'ambiente più ampio e surreale che avessi mai visto, ma quel posto non mi era nuovo. C'ero già stata nel mio sogno. Le mura erano tutte di pietra grigia e c'erano rocce ovunque. Tutto il perimetro era circondato da un fossato contenente magma arancione. Nel terreno si aprivano un'infinità di buche da cui uscivano fumo e fiamme incandescenti. L'aria era densa e opprimente, mi impediva di respirare regolarmente. Tutto intorno a me era nebbia e fuoco. Al centro esatto di quell'inferno era stata eretta una sorta di altare sacrificale, anche questo di pietra. Restai con il fiato sospeso. Ricordai di quando avevo letto di alcuni riti pagani in cui alcune fanciulle venivano sacrificate in piedi, uccise con un enorme pugnale. Rabbrividì al pensiero. Avevo una soglia del dolore molto bassa ed essere accoltellata non era proprio il modo migliore per morire. Sarebbe stato molto doloroso e per niente piacevole. In realtà non c'è niente di piacevole nella morte. È per questo che si chiama così. Ci strappa dai nostri corpi e fugge. La cosa più triste è che l'involucro di carne che ci ha ospitati per tutta la vita rimane lì, solo e abbandonato. Questo dà l'illusione che quella persona, che un attimo prima respirava, parlava e si muoveva, sia ancora lì. Sarebbe stato molto meglio se, una volta morti i proprietari, i loro corpi svanissero nel nulla, evitando alle persone che li amano il dolore di vederli senza più vita, forza e calore. Thank you.